15 febbraio, mercoledì, e sono le 9:50, le 8:55 o le 9:55, le 8:55, mi auguro caldamente. Oh, sto per andare a letto, non sono andato a teatro perché questa mattina dalle 10 ho avuto questo seminario con questo docente simpaticissimo del piccolo di Milano. È andato molto bene, ha enfatizzato molto sullo studio delle parti, che non era un granché, cioè ero quello che sapeva meglio la parte e la so male. E sono tornato a casa, sulla strada di casa ho pagato teatro che era arretrato da parecchio tempo. Sono tornato a casa, ho visto un po' di Michael Righini con mamma. E tutti e due non ne potevamo più per la stanchezza. E adesso andiamo a letto presto, domani alle 6 mi alzo e lavoro al mattino, quindi non muoio dalla voglia di andare a letto perché so quello che mi aspetta dopo. Ma parliamo della giornata di oggi. Ho incontrato sia Gianluca che Riccardo, l'altro che avevo incontrato sul set di Sacrificio dell'amore. È stato un lavoro interessante, teorico al mattino. Cioè, questo insegnante ha raccontato un sacco di aneddoti molto interessanti, alcuni spunti sinceri e veri, e ho provato a mettere in pratica quando me lo ricordavo, come ci riuscivo, il fatto di sono solo me stesso, sono fatto così nel bene e nel male, io sono questo e devo accettarmi. E ha funzionato, mi sono sentito bravo, mi sono sentito divertente, è stato bello il lavoro corporeo, è stato bello il lavoro fisico, non vedo l'ora che sia domani. Un po' mi mortifica perché non avrò tempo per studiare, per ristudiare la parte, perché dovrò prepararmi per le prove di domani sera della cosa di YouTube. Ma chissà, magari riesco a fare entrambi se vado a letto presto.